Ma nei campi di concentramento ci si adattava a tutto. La domanda è curiosa. Si è adattato a tutti a tutto quello che è sopravvissuto. Ma la maggior parte non si adattava a tutto e moriva. Moriva per non sapersi adattare. Anche a cose che a noi sembrano banali oggi, alle scarpe, per esempio. Si buttavano addosso un paio di scarpe, anzi neanche un paio, due scarpe scompagnate, una col tacco e una senza. Bisognava essere quasi degli atleti per imparare a camminare in questo modo. Una era troppo stretta e una era troppo larga, bisognava fare dei cambi complicati se si aveva fortuna e trovare il modo di assortire le due scarpe che andassero bene. Ma comunque erano scarpe che ferivano i piedi. Chi aveva la pelle dei piedi delicata finiva che aveva delle infezioni ai piedi, le ho avute anch'io, ho ancora i segni, ma miracolosamente le mie sono guarite da sole. Benché non abbia mai perso un giorno di lavoro, ma chi era sensibile alle infezioni moriva di scarpe, di ferite infettate ai piedi che non guarivano più. I piedi gonfiavano, più facevano attrito nelle scarpe, si veniva con andare all'ospedale, ma all'ospedale non era ammesso come malattia i piedi gonfi, era troppo comune. Chi aveva i piedi gonfi andava in camera a gas. Sette tonnellate dei capelli umani delle donne. Questi capelli si trovavano in sacchi di carta, erano destinati per spedire, ma non l'SS non riuscirono già a spedirli, non avevano già tempo. Le ditte tedesche compravano i capelli. Abbiamo la documentazione che la ditta Alex Zing di Baviera pagava 50 pfennig per un chilo di capelli. I capelli servivano come materie prime e dai capelli le ditte tedesche facevano stoffe, materassi, parrucche. Oh, per esempio là davanti a noi a sinistra in vetrina c'è un materiale fatto con i capelli che venne trovato dopo la guerra. Uscire da Auschwitz, il primo contatto con la popolazione polacca. La gente era diffidente. I polacchi erano passati in sostanza da un'occupazione a un'altra occupazione. Da un'occupazione feroce, che era quella tedesca, a una meno feroce, forse più primitiva, che era quella russa, ma erano diffidenti verso tutti e anche verso di noi. Eravamo degli stranieri noi, in sostanza. Non ci capivamo, avevamo addosso una divisa, questa uniforme da forzati che per loro era terrificante, non volevano parlarci, solo alcuni pochi hanno avuto pietà di noi, quelli con cui siamo riusciti a intendersi, è molto importante intendersi, fra l'uomo che si fa capire e l'uomo che non si fa capire c'è una differenza abissale, uno si salva e l'altro non si salva, questo era anche un'esperienza del lager questa, la fondamentale importanza che ha il capire e essere capiti. Per gli italiani, problema di Per gli lingua. italiani è stata una causa della loro mortalità che era più alta di tutti gli altri gruppi, italiani e greci. Ma la maggior parte degli italiani deportati con me sono morti nei primi giorni per non capire, non capivano gli ordini, ma non c'era tolleranza per chi non capiva un ordine. L'ordine doveva essere capito, veniva urlato, ripetuto una volta, poi basta, poi erano botte. Non capivano quando veniva annunciato che si potevano cambiare le scarpe. Non capivano che ci chiamavano per farci la barba una volta alla settimana. Erano sempre gli ultimi, arrivavano sempre in ritardo. Per conto mio, fra le tante cause di naufragio nel lager, quella linguistica, quella del linguaggio è una delle prime. Thank you.
siamo passati poco fa da una stazione che lei cita nel suo libro La Tregua. Cevinia. Sì. Sì, era una stazione all'ingrosso fra Katowice e Cracovia, dove il treno si era fermato, si fermava sempre questo treno, ci abbiamo messo 3 o 4 giorni a percorrere 150 chilometri. Si era fermato, io ero sceso e avevo incontrato per la prima volta un borghese polacco, un civile, era un avvocato, con cui riuscivo a intendermi perché parlava tedesco e anche francese. Io il polacco non lo sapevo, neanche oggi non lo conosco. E allora mi aveva chiesto a me da dove venivo e gli raccontavo che venivo da Auschwitz, ero in divisa, avevo ancora quell'uniforme a righe addosso. Mi ha chiesto perché, io avevo risposto che sono un ebreo italiano. Lui traduceva le mie risposte ai curiosi che si erano accalcati intorno, erano contadini polacchi, operai che andavano sul lavoro, era mattino presto mi pare. Come dicevo, il polacco non lo conosco, però quanto basta per capire che aveva tradotto, aveva alterato la mia risposta. Io avevo detto sono un ebreo italiano e quello aveva tradotto questo è un prigioniero politico italiano. Allora in francese ho protestato, ho detto non sono un, sono anche un politico, ma ho detto sono un ebreo, sono stato portato a Auschwitz come ebreo, non come politico. E lui mi ha risposto frettolosamente in francese, è meglio per lei, la Polonia è un triste paese. Stiamo ormai rientrando nel nostro albergo di Cracovia. Che cosa ha rappresentato, secondo lei, l'Olocausto per il popolo ebraico? Non era una cosa nuova, ce n'erano stati degli altri. Tra parentesi, non mi è mai piaciuto questo termine Olocausto. Mi pare poco appropriato, mi pare retorico, sbagliato soprattutto. Ha rappresentato una svolta. È stato come misura, come modo soprattutto, perché è forse stata la prima volta in tempo recente in cui l'antisemitismo è stato progettato, pianificato, organizzato dallo Stato, non soltanto tacitamente consentito come avveniva nella Russia degli zar, ma voluto. E non c'era scampo, l'Europa intera era diventata un'enorme trappola. Questo è stata una cosa nuova e ha determinato una svolta profonda fra gli ebrei, non solo d'Europa, anche gli ebrei d'America, gli ebrei di tutto il mondo. Ecco, secondo lei un altro Auschwitz, un altro massacro come quello che c'è stato 40 anni fa, potrà mai verificarsi nuovamente? In Europa no, secondo me, per ragioni di, come dire, di immunità anche, esiste una sorta di immunizzazione, per cui è difficile, a mio parere, che rinasca in tempi di qualche decennio, insomma, di 50 anni, 100 anni, rinasca in Germania un nazismo come quell'altro e in Italia un fascismo come quell'altro. Quindi ritengo che in Europa questo non possa avvenire, ma il mondo è molto più grande dell'Europa. Penso anche che ci siano dei paesi in cui ci sarebbe il desiderio di fare un Auschwitz e mancano solo gli strumenti. L'idea non è morta. L'idea certamente non è morta. Come niente muore mai. Tutto risorge rinnovato, ma niente muore mai. Cambiano le forme? Cambiano le forme. Le forme sono anche importanti.
si può ottenere secondo lei l'annullamento dell'umanità dell'uomo? Purtroppo sì, e direi che proprio la caratteristica del lager nazista, degli altri non lo so perché non li conosco, forse in quelli russi avviene altrettanto, è di annullare la personalità nell'uomo all'interno e all'esterno, non soltanto del prigioniero, ma anche il custode del lager perde la sua umanità. Sono due itinerari divergenti ma che portano allo stesso risultato. Direi che è toccato a pochi la fortuna di riuscire a conservarsi consapevoli durante la prigionia. Alcuni hanno riacquistato la consapevolezza di cosa era stata questa esperienza dopo, ma durante l'avevano persa. Molti hanno dimenticato tutto, non hanno registrato le loro esperienze mentalmente, non hanno incise nel nastro della memoria, per così dire. Quindi avveniva, sì, sostanzialmente in tutti, una profonda modificazione della personalità, con una attenuazione della sensibilità soprattutto, per cui i ricordi della casa passavano in secondo piano, le memorie della famiglia passavano in secondo piano di fronte al bisogno urgente, al bisogno alla fame, al bisogno di difendersi dal freddo, al difendersi dalle percosse, al resistere alla fatica. Tutto questo portava a delle condizioni che in sostanza si potrebbero chiamare animalesche, come quelle di animali da lavoro. È curioso come questa condizione di animalità si riflettesse nel linguaggio. In tedesco ci sono due verbi per dire mangiare, una è essen, ed è il mangiare degli uomini, e l'altra è fressen, che è il mangiare delle bestie. Si dice che un cavallo frisst, non ist, un cavallo divora, insomma, o un gatto. In lager, senza che nessuno avesse deciso di farlo, il verbo per mangiare era fressen e non essen. Come se la percezione della regressione animalesca fosse diffusa in tutti. Lei ormai è alla fine del suo secondo ritorno ad Auschwitz. Ecco, che cosa le viene in mente? Mi viene in mente molte cose. Una è questa: mi dà un po' fastidio il fatto che i polacchi, il governo polacco, si sia appropriato di Auschwitz, ne abbia fatto il luogo del martirio della nazione polacca. In effetti lo è stato nei primi anni, nel 41-42, ma dopo, con la istituzione del lager di Birkenau, in sostanza, con l'impianto delle camere a gas e dei forni crematori, è diventato soprattutto lo strumento di istruzione del popolo ebreo. Lei non crede che gli altri, gli uomini, vogliano al più presto dimenticare Auschwitz, oggi? Esistono segnali che questo avvenga, dimenticare o addirittura negare. Questo è significativo. Chi nega Auschwitz è quello stesso che sarebbe pronto a rifarlo.